video. Allora, oggi un video un po' così alla rinfusa, perché appunto vi volevo parlare di due cose che sono avvenute, e appunto dirvele anche qui su YouTube, perché ne ho parlato soltanto su Instagram. Allora, la prima è una bellissima novità, però che dura appunto molto poco, nel senso, ho creato insieme a una ragazza fantastica di nome Katia, che vi lascio qui sotto appunto il link al suo profilo Instagram, una maglietta in collaborazione, anzi non una maglietta, proprio una collezione, diciamo, maglia, canottiera, felpe. Una borsa, la tazza, e non mi ricordo, penso basta. E praticamente una, appunto, ve la faccio vedere qui. Questa è la maglia, molto semplice, e la, diciamo, c'è cioè il disegno di Bullseye del cartone animato, però con le macchie del mio Bullseye, appunto, e con la scritta "Per Aspera ad Astra". Che appunto significa attraverso le asperità sino alle stelle, è una frase che ho proprio nel cuore, infatti ho anche come bio di Instagram, e penso che appunto ognuno di noi attraversi dei momenti di difficoltà per poi arrivare diciamo, a dei momenti di felicità che siano più o meno duraturi, appunto. Però ognuno di noi nella propria vita affronta delle difficoltà per arrivare magari a degli obiettivi o a semplicemente una felicità. E diciamo che appunto per me è molto 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 carina e delicata, diciamo, perché appunto l'ho deciso di mettere da una parte. Purtroppo non ce l'ho qui con me per farvela vedere, perché sennò appunto ve l'avrei fatta vedere sicuramente, però mi deve ancora arrivare, dovrebbe arrivare a breve. Però appunto non ce l'ho da farvi vedere su questo video, però sicuramente nei prossimi video la vedrete. Ed ecco, la maglia è praticamente così e appunto è delicatissimo da una parte, quindi insomma a me piacciono molto le t-shirt in questo modo e alla fine mi è arrivata ieri perché l'ho lavata e tutto, insomma sono riuscita a fare una clip per farvela vedere indosso e nulla, eccola qui e basta, proseguiamo con il video. Però, cosa molto molto importante, praticamente la maglia la troverete scontata fino a sabato, quindi fino ad oggi per voi, e per poi trovarla fino al 23 giugno, sì, al 23 luglio, che è giovedì prossimo, però a prezzo pieno, mentre ora la trovate scontata, quindi se la volete prendere, insomma, vi lascio il link qui sotto a questo video, così potete andare direttamente allo shop. Fatemi sapere soprattutto se vi piace, anche se non la prenderete, insomma, se vi piace o non vi piace, insomma, ditemi la vostra opinione. E nulla, sono molto contenta di aver fatto questa esperienza. Diciamo che l'idea era abbastanza chiara sin dall'inizio, appena Katia mi ha detto: "Ma secondo me sarebbe carino metterci Bullseye del cartone", però io ho detto sì. Adoro. E nulla, ve la volevo far vedere anche qui su YouTube, anche se avevo già fatto un post appunto il giorno che è uscito per farvelo sapere. Però appunto, dato che non avevo una maglia per farci un video presentazione, ho detto racchiudo in un unico video tutte queste cose che vi devo raccontare. E nulla, comunque mi raccomando, se avete Instagram andatemi a seguire lì, così magari siete sempre più aggiornati, perché qui comunque pubblico 2 volte a settimana e magari non coincide con delle cose che appunto dico su Instagram, o comunque succedono cose che magari non ci riesco a fare un video per intero, come in questo caso per la prossima cosa che vi dico non riesco a farci un video appunto per intero, perché magari non, vabbè, poi vi spiegherò.
Però comunque sia, se riuscite, appunto, seguitemi anche lì. Lo trovate sempre in descrizione il mio link al canale, sì, al Instagram. Allora, la seconda novità è appunto che Tubul ha fatto la sua prima ferratura e voi direte perché non ci ha fatto un video unico? Perché appunto io quel giorno non c'ero. Cioè, ovviamente ero molto dispiaciuta, però appunto per forze maggiori non ci sono potuta essere. E quindi Eleonora mi ha fatto alcuni video, però ovviamente, cioè, nel senso, non potevo farvi un unico video con quei pezzettini di video che mi ha fatto Ele, quindi ho detto, anche dato che è una cosa importante, comunque la sua prima ferratura e tutto quanto, ci voglio comunque, cioè, ve lo volevo comunque far vedere. E quindi ho detto che comunque, cioè, ve lo racconterò appunto tutto quello che è successo e vi metterò qui delle immagini, così voi potrete comunque vedere la sua prima ferratura, com'è stata, eccetera, eccetera. Quindi mi sposto un po' più qua. Allora, la sua prima ferratura. Ho deciso di ferrarlo innanzitutto. Perché appunto quando andavo a provare con Nicola lì i percorsi, cioè insomma usciva fuori dal maneggio per provare com'era in passeggiata, gli si scagliavano molto gli zoccoli e quindi ho deciso che comunque, dato che poi io principalmente ci vorrò fare delle passeggiate più o meno pesanti che siano, ovviamente all'inizio non 10 km. Però comunque volevo iniziare, dato che sta quasi finendo l'estate e poi con l'inverno è tutto un po' più complicato, volevo iniziare quindi ad andarci insomma un po' più in giro. Adesso, per adesso fa 20 minuti di passeggiata, per poi comunque aumentare gradualmente, diciamo. Quindi ho deciso insieme appunto a Nicola, Ele e anche sotto consiglio del Maniscalco, e poi vi dirò, di ferrarlo. Quindi passiamo al giorno della ferratura. Allora, praticamente lui è stato bravissimo, come potrete vedere. E poi mi fa troppo ridere perché ha i ferrini proprio mini. E nulla, è stato veramente bravo. L'ha messo appunto su tutti e quattro gli zoccoli. E nulla, vi lascio appunto mentre parlo alcune immagini. E sono molto contenta di come si è comportata. All'inizio, i primi giorni, non era proprio così capace a camminarci. Infatti, a parte che non l'abbiamo montato per 3 giorni, ha fatto solo un po' di corda, il secondo giorno. Cioè, dopo 2 giorni ha fatto un po' di corda perché appunto, per vedere appunto com'era con la ferratura, eccetera, eccetera. E ecco, è stato al riposo, cioè nel senso è stato sul paddock, fine. Così aveva tempo appunto di abituarsi ai nuovi ferri, eccetera. Un po' scivola, si deve un po' abituare, però è molto migliorato ora che appunto io ve lo sto registrando di venerdì, l'ho ferrato lunedì, quindi sono passati un po' di giorni. E nulla, era tutto un po' più strano quando sono andata a pulirlo per la prima volta. Però, ovviamente, cioè, nel senso, l'avevo già puliti dei cavalli con i ferri, insomma. E nulla, sono molto contenta. Speriamo appunto che vada, cioè, nel senso che si trovi bene con i ferri e che appunto il problema di che si scaglia lo zoccolo non sussista più. E nulla, questo diciamo era un video per tenervi aggiornati, ecco. Purtroppo non sono riuscita a fare per forze maggiori un video proprio dedicato a quel giorno, però insomma mi faceva piacere mostrarvi appunto la prima ferratura di Bull, spero che lo apprezziate, insomma. E nulla, fatemi sapere qui sotto se comprerete la maglia, se che ne pensate che ho ferrato Bull, qualsiasi cosa. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. E io vi aspetto al prossimo video, ciao!